Sono le 21.05 e quindi cominciamo il nostro 21esimo appuntamento del ciclo di mercoledì con la Società Teosofica. Questa sera abbiamo con noi il professor Gaetano Mollo, autore di un recentissimo libro denominato La visione di Pietro Ubaldi, e abbiamo proprio scelto questo titolo per la nostra serata. Allora, due brevi parole di presentazione di Pietro Ubaldi, che molti di noi già conoscono. Nato nel 1886, morto nel 1972, nato a Foligno, con una vita trascorsa fra l'Umbria e il Brasile. Quest'uomo è stato definito il profeta uno dei profeti del terzo millennio. E la sua è una visione della vita, lo sentiremo molto più approfonditamente attraverso le parole del professor Gaetano Mollo. Quindi la sua è una visione evoluzionistica che però prospetta un fatto molto interessante, che è un processo di unificazione fra l'ipotesi della scienza e i principi della fede. È stato Ubaldi autore di un'opera imponente in 24 volumi e con ulteriori 7 messaggi spirituali. Ubaldi ebbe molti contatti con il mondo teosofico ed in particolare con il gruppo teosofico di Forlì, e ci sono anche alcune foto che lo immortalano, diciamo, tra i partecipanti alle attività del gruppo teosofico di Forlì. E ricordo che uno dei suoi testi, forse il testo più famoso, diciamo, quello che lo rende più noto, La Grande Sintesi, è stata definita da Enrico Fermi un quadro di filosofia scientifica. Adesso due parole per il relatore, che anch'esso è conosciuto da molti di noi. Il professor Gaetano Mollo è un docente emerito dell'Università di Perugia, è stato un ordinario che si è occupato di pedagogia generale e anche di molte altre cose, perché oltre che pedagogista e docente universitario, il professor Gaetano Mollo è uno scrittore veramente prolifico e mi sento naturalmente di ricordare almeno alcuni dei molti testi che ha scritto, e non sceglierò quelli più propriamente scientifici, ma quelli, diciamo, collaterali in qualche modo, ma non meno interessanti. Ricordo quelli più recenti, Al Rogo, l'ultimo Gran Maestro dei Templari, e poi Dialogo tra un filosofo e un medico al tempo della pandemia. Devo dire, ha scritto naturalmente molto anche di pedagogia, ricordo fra tutti l'arte dell'insegnamento. Devo dire però che la lettura che mi ha più affascinato del professor Gaetano Mollo è stata quella di Ramoso, storia di un giovane albero che aveva una gran voglia di scoprire il mondo. Un testo veramente molto bello e che sarebbe molto bello che anche le giovani generazioni, diciamo, leggessero. Quindi lo ringrazio naturalmente per la sua presenza di questa sera. Voi sapete che le nostre serate hanno comunque un fare dialogante e quindi comincio subito e invertendo per certi versi l'ordine che di solito seguo nel fare le domande ai relatori, la prima cosa che chiedo al professor Mollo è quando e come è avvenuto l'incontro tra un docente universitario, un ordinario, quindi un uomo, diciamo, dell'accademia e anche un universitario di successo, e l'opera di Pietro Ubaldi. Com'è scattata la molla? Perché non dobbiamo dimenticare che il comitato che promuove il pensiero e l'opera di Pietro Ubaldi, che ha sede a Foligno, promosso naturalmente anche dagli enti locali, è proprio presieduto dal professor Gaetano Mollo. Dunque,
Gaetano, come è avvenuto questo incontro fra un docente universitario e un uomo, diciamo, come, e l'opera, diciamo, di un uomo come Pietro Baldi? Grazie per l'invito a tutti, grazie Antonio, grazie Patrizia, grazie a tutti voi. Sarò sinteticissimo. Nel 1999, prima del famoso 2000, io non conoscevo Pietro Baldi, non sapevo chi fosse. Poi una mia studentessa, che aveva fatto un esame con me qualche mese prima, 98-99, mi regalò La nuova civiltà del terzo millennio, che io ho letto al mare nel 99 davanti a quelle onde che ispirarono a Ubaldi, a Falconara, il rapporto fra spirito, energia e materia. Lei me lo regalò perché disse che aveva ritrovato nello stile di Ubaldi, aveva ritrovato in un mio libro che adottavo in quel momento, La via del senso, il modo di procedere dialettico di Pietro Ubaldi. Non sapevo chi fosse. E da allora ho iniziato ostinatamente, quasi ossessivamente, piacevolmente, a leggermi tutti quanti i suoi 24 volumi, perché Ubaldi ha scritto Non leggermi a studiarmi, 24 volumi, partendo dalla grande sintesi, contesto intuitivo, come accennava prima Antonio, che l'ha apprezzato da Fermi, ma anche da Einstein, dove lui ha per intuizione tutta la visione, ecco, la prima risposta è questa: si tratta non di una concezione, ossia di concetti che vengono elaborati, raffrontati con altri autori, ma presentati in chiave logico-deduttiva, ma di una visione dell'universo e delle sue leggi, all'interno delle quali, leggi di ordine, di giustizia e di amore, all'interno delle quali vede la nostra vita. Finisco, per Ubaldi non si parla di un universo, ma di più universi. C'è l'universo fisico, l'insieme di tutte le galassie. C'è l'universo dinamico, che sono i rapporti di energia gravifica fra tutte quante le galassie e all'interno di esse, e c'è l'universo psichico, che è quello in cui noi viviamo, quello che noi percepiamo e intuiamo in questa piccolissima parte dell'universo. Questo è stato l'incontro, mi sono ritrovato nelle sue istanze profonde, mi sono ritrovato appunto, ecco, anche attraverso il comitato. E da qui è iniziato, per me che vengo da studi che partono da Platone, da Aristotele, da Seneca, fino ad arrivare all'esistenzialismo, alla fenomenologia. Ripeto, ho ritrovato, e finisco, in Ubaldi una visione così complessiva del senso della vita, dell'universo, delle leggi della vita, dell'evoluzione umana, del processo di unificazione, come diceva prima Antonio, che riguarda appunto il rapporto fra scienza e fede. Perché per Ubaldi la nuova religione sarà la scienza. Ciò che la fede ha intuito, la scienza sta, ma piano piano, lentamente scoprendo. Non ti sento. Antonio, non Quest'ultimo, ti. Ah, scusami, non sì, ti eccomi sentivo. qua, eccomi. Quest'ultimo tema, proprio quello del rapporto, dell'armonizzazione tra gli aspetti scientifici, diciamo, e quello spirituale, mi sembra di poter dire che è al centro del pensiero e della meditazione ubaldiana. Allora, la domanda è: come avviene in Ubaldi questo avvicinamento, diciamo, tra queste due realtà? Mi hai Sì, sentito? qualcosa ho Allora sentito, però ripeto. le due realtà, scienza e fede, giusto? Esatto. Questa era la domanda, sì. Per Ubaldi la visione è quella di un processo di evolutivo, di spiritualizzazione, che avviene attraverso l'armonizzazione dell'uomo con gli altri uomini, con se stesso e con le leggi del cosmo e dell'universo. La scienza per Ubaldi sta iniziando a scoprire tutto ciò che la fede aveva intuito. Per Ubaldi l'intuizione ci permette di cogliere il senso della realtà, il senso delle cose, della nostra vita, ma poi l'analisi scientifica e tutto ciò che può essere scoperto. Per Ubaldi Dio è nelle galassie, ma anche nell'atomo. Il concetto di Dio che noi abbiamo, l'idea di Dio, non è solamente immanente, ma è anche trascendente ed essenzialmente non è antropomorfica.
La dinamica, la grande equazione della sostanza, per Ubaldi è il rapporto tra spirito, energia e materia. E per questo lui prospetta un processo involutivo, diversamente da Teilhard de Chardin, che prospettava solo un processo evolutivo. Per Ubaldi questo mondo, che è un antisistema rispetto al sistema della creazione originaria, che era pura e perfetta, deriva dalla spiritualizzazione che attraverso l'energia si è fatta materia. E questo è il processo involutivo. Noi siamo all'interno di un processo evolutivo che attraverso la materia, i nostri corpi, il cosmo, i pianeti, le stelle, il nostro vivere in queste dinamiche, ci richiama a un ritorno verso lo spirito, che è un processo che attraverso anche l'affratellamento universale ci può permettere di evolverci e di maturare. Quindi possiamo dire, Gaetano, che c'è fondamentalmente quindi una visione evolutiva, diciamo, da parte di Ubaldi, e mi verrebbe da dire non manichea. Assolutamente, Antonio. Evolutiva perché tutto, anche se ci sono dei momenti involutivi, Ubaldi fa l'esempio dell'Olocausto, chiaramente, della Grande Guerra, eccetera, complessivamente tutto il processo evolutivo. Non è manicheo perché per Ubaldi, nella sua visione, non esiste il bene e il male contrapposti. La prima creazione per Ubaldi non poteva che essere bene. È stata poi una ribellione umana, una caduta degli angeli, che ha determinato quello che lui chiama un antisistema, ossia un mondo dove c'è l'errore, il peccato, l'ignoranza e il negativo, ma il problema evolutivo è quello del riassorbimento dell'errore col dolore, del peccato con la penitenza, dell'ignoranza con l'esperienza, del negativo col positivo. Quindi non è manichea la sua visione, ma è monistica, non monoteistica, monistica, e all'interno di questo monismo c'è un dualismo fra il bene e il male, nel senso che si è creata questo antisistema che deve evolversi per riportarci a quella unificazione. Ecco il discorso che tu accennavi della unificazione. Una delle grandi leggi evolutive per Ubaldi è quella delle unità collettive. Dalla caverna, ricordate 2001 Odissea dello spazio, con l'ominide che trova nell'osso un'arma, una caverna contro l'altra caverna, un paesino contro l'altro paesino, un villaggio contro l'altro villaggio, una tribù contro un'altra tribù. Noi stiamo assistendo oggi ad una lotta che lui negli anni 40 già preconizzava, che è quella di un'umanità che deve sviluppare una coscienza planetaria di fronte ai problemi planetari, unificandoci nella fratellanza, costretta anche da quello che oggi noi vediamo, dai problemi del surriscaldamento, dai problemi del degrado, dai problemi planetari. E lo possiamo, ecco, un'altra domanda che mi viene spontanea a questo punto è quello di dire, lo possiamo considerare un mistico, come dire? Sì. E se sì, in che declinazione, Gaetano? Sì, io non ho il tempo, è poco, ma semmai nella discussione potremo leggere qualche brevissima frase. Al fondo del libro io ho messo due brani, La preghiera del viandante e Alle sorgenti della vita, dove Ubaldi ci parla misticamente, nel senso che lui vive, ci fa cogliere come la compenetrazione con la natura, l'accoglienza del divino in tutto, ci permette di intuire la dimensione del divino e del sacro attraverso una elevazione continua. Quindi lui non possiamo, io sono contro le definizioni di mistico, filosofo, antropologo, pedagogista, non mi piacciono. È un pensatore, lui dice, io sono un'antenna verso i più alti livelli di evoluzione, tutti gli uomini sono chiamati a essere delle antenne, delle percezioni, delle nuvole, ossia delle intuizioni della realtà, come le idee platoniche, che ci permettono di cogliere la realtà. E in questo senso lui, dove scrivendo anche che tutto questo lo ha
lo ha scritto di notte, la grande mista si la scrisse di notte a Colle Umberto, un paesino vicino a Perugia, perché insegnava a Gubbio, ha insegnato 20 anni a Gubbio, poi dopo ne parleremo, e lui teneva la musica classica, e secondo lui l'atteggiamento mistico è quello di consonanza con le vibrazioni che noi cogliamo attraverso i rapporti con la natura, con l'umanità, con la cultura, con il pensiero essenzialmente. E quest'uomo, ma io direi che uno dei due pezzi che tu hai citato, magari potremmo concludere la nostra serata proprio... se vuoi. Leggendone uno, assolutamente, molto volentieri. Ma allora, una domanda che ha due sfaccettature. Quali erano poi i suoi rapporti da un lato col mondo, diciamo, col mondo della scienza in particolare e con il pensiero, diciamo, religioso tradizionale? Come veniva visto, diciamo, Ubaldi in questi due mondi e quali erano i suoi rapporti, se c'erano, diciamo, con l'uno aspetto, quello del mondo, diciamo, della scienza, e l'altro invece quello del pensiero religioso tradizionale. Brevemente, col mondo della scienza ricorderei il suo rapporto epistolare con Einstein e anche quello con Fermi. Il rapporto col mondo religioso è stato per Ubaldi problematico, per il fatto che la grande sintesi è stata messa all'indice, è stata poi riabilitato con Giovanni XXIII. Fa parte delle sue afflizioni, dei suoi dolori, la morte di una bambina a 4 anni, la morte del figlio Franco a 24-25 anni in guerra, l'incomprensione della famiglia, della moglie per la sua scelta di povertà, avendo rinunciato ai beni ereditari della casa nobiliare a Foligno, dei terreni di Colle Umberto, e quindi questa incomprensione della Chiesa è stato un grande dolore. Non è un pensatore che si è iscritto all'interno di un movimento o accademico. Il fatto stesso che lui ha insegnato per 20 anni, un anno a Modica in Sicilia e 19 anni a Gubbio, lo chiamavano professor Book perché insegnava lingua inglese, è una persona indipendente, una persona che si è sintonizzato sul pensiero e che ha pubblicato, ricordiamo che quei messaggi che tu hai ricordato della pace, del Natale, i 6-7 messaggi che lui aveva, si sono divulgati in America Latina e in Indonesia, tantissimo, poco in Europa, e ricordiamo anche che i suoi testi sono stati tradotti in 11 lingue, e divulgati in 8 milioni di copie, che sono tante nel mondo, ma principalmente in Brasile, in America Latina, in Indonesia, dove questi messaggi sono stati colti. Quindi, sono stati rapporti difficili, tale che nel 1951, chiamato per delle conferenze in Brasile, trovò tanta gente all'aeroporto, fu acclamato, fu accolto benissimo, e decise poi l'anno dopo, nel 52, di trasferirsi in Brasile, dove assistiamo alla seconda sua grande produzione di 12-13 libri, dove ha vissuto in un paesino, San Vicente, alla periferia di San Paolo sul mare. È una curiosità, questa è una sorta di parentesi quadra, quindi diciamo il fatto del suo trasferimento in Brasile è legato al fatto che aveva trovato un ambiente più ricettivo allora rispetto al suo messaggio. Assolutamente. Quindi aveva già una certa età, Sì. Era già 65-66 anni. Certo, però una scelta comunque coraggiosa, perché uno, come dire, cambia di continente, insomma, oltre che... grande propensione per le lingue, conosceva 5-6 lingue, il tedesco, il francese, l'inglese, il portoghese, quindi da questo punto di vista, lui ha seguito la sua possibilità. E poi notiamo questo, che verso la fine dei suoi anni ha smesso di fare conferenze, sostenendo che invece il lascito di un pensiero scritto avrebbe potuto lasciare
a chi l'avesse seguito indicazioni, piste, suggerimenti, visioni. Allora, visto che tu, come dire, sia nel tuo ruolo di presidente di questo comitato che ne promuove, diciamo, la conoscenza, ma anche per i libri che hai scritto su di lui e per gli studi che hai fatto, volevo, come dire, un tuo parere, uno squarcio, diciamo, rispetto all'ufficialità, mettendo i riflettori sull'uomo, cioè sulla persona sostanzialmente, perché anche quello che hai appena detto, cioè una persona che è ricca, come dire, di famiglia, ad un certo punto, diciamo, per coerenza con se stesso e con il suo pensiero, fa una scelta, diciamo, di vita molto, molto sobria e certamente abbandonando le ricchezze. Ecco, ci puoi dire qualche cosa di più proprio della persona? Sì, un flash è questo. Di famiglia ricca, il padre voleva che facesse l'avvocato, lui si è studiato e si è laureato a Roma e come premio ha avuto un viaggio di 6 mesi negli Stati Uniti. Nei suoi scritti, nella storia di un uomo che è un'autobiografia fino al 46, ma dopo una intuizione dell'avvenire, sostiene che ha trovato soltanto denaro, tanto denaro, tanti soldi, tanta immagine, ma poca, poca umanità. La mia risposta è questa. Ubaldi, in un certo momento, in 2 o 3 scritti, dice: soltanto con l'essenzialità potevo cogliere una visione spirituale della vita, soltanto potendola vivere anch'io nell'essenzialità e non nella ricchezza e non nella comodità. Quando insegna 20 anni a Gubbio, siccome il treno non c'era che partiva da Foligno, poteva arrivare a Gubbio la mattina alle 8, erano molti diversi i treni negli anni 40, e fu costretto a vivere a Gubbio in 2 stanzette. E lui racconta che faceva la spesa, puliva, lavava i piatti, si cucinava, si gestiva da solo e poi il sabato sera tornava a Foligno per ripartire domenica sera. Ma il concetto è questo, che gli dice, che le voci dello spirito, le intuizioni della mente, le voci dello spirito, non le poteva cogliere se avesse vissuto non come Francesco. Un suo grande ispiratore che c'è in moltissimi testi è Francesco d'Assisi, per cui lui poi parla anche di una povertà dell'anima, una povertà della vita, non una miseria chiaramente, non è una scelta di miseria, ma la povertà, l'onestà, la trasparenza e la fratellanza essenzialmente. Lui parla del metodo della collaborazione fraterna, ecco uno dei punti di collimanza con la teosofia. Il metodo della collaborazione fraterna, che è quello che è ispirato da Cristo, che sta avanti a noi e non dietro, perché lui parla del Cristo storico, poi parla del Cristo mistico e del Cristo cosmico. E quindi la povertà e l'essenzialità gli permettevano di poter sintonizzarsi delle lunghezze d'onda dello spirito. Così lo giustifica, così lo attesta. E un'ultima cosa veloce: lui sostiene che non potendo venire essere venuto a sapere di come quelle ricchezze, il palazzo nobiliare di Foligno, i terreni, il palazzo di Colle Umberto, i soldi, erano arrivati a quella famiglia, e non poteva vivere di un qualcosa che veniva da disonestà o da accaparramento o da possesso, ma soltanto di quello che era la sua attività professionale, cioè l'insegnante, soltanto di quello che noi ci sforziamo di conquistarci con la nostra attività, col nostro lavoro, con il nostro compito di vita. E dal punto di vista di un collegamento, diciamo, fra il pensiero di Ubaldi e la teosofia e il suo metodo, diciamo, anche di indagine, ecco, tu vedi dei collegamenti, delle affinità che certamente a una prima analisi, voglio dire, dei punti di contatto sembrerebbero proprio esserci. Assolutamente. Se noi prendiamo i 3 punti fondamentali della teosofia, uno l'ho accennato prima. Lui parla del metodo della collaborazione fraterna. L'evoluzione umana potrà esserci, vi dice, soltanto se collaboriamo fraternamente, ispirati dall'ordine divino delle cose e superando i separatismi e affratellandoci nella comune umanità. Questo è un punto centrale molto molto simile al credo teosofico. Il secondo, quando si parla di religione, lui si riferisce al Cristo mistico, al Cristo cosmico, e parla di una religione
che va al di là a volte da delle religioni, come discesa degli ideali nelle morali, nelle culture, parlando di un'etica progressiva che è comune a tutte quante le culture. Quindi anche in questo lo studio comparato delle religioni, che è il secondo grande obiettivo, c'è nella sua riflessione costantemente. Ma la cosa che ho trovato maggiormente collimante è lo sviluppo dei poteri latenti dell'umanità e il risveglio dello spirito. Lui parla di una personalità che ha quattro aspetti: i geni materni, chiaramente, i geni paterni e l'ambiente, ma il quarto elemento al centro, che non è un punto ma una zona, è l'io spirituale. Ecco il discorso di io spirituale, che attraverso la reincarnazione, attraverso i processi evolutivi, la maturazione, che è una macerazione, sviluppa i poteri latenti. Parla di risveglio dello spirito, di una scala di Giacobbe dell'umanità, e qui finisco col punto centrale. Ubaldi parla di tre stadi che sono anche tre movimenti di coscienza, del subcosciente, del cosciente e del supercosciente. E sostiene che molti, quello che abbiamo già acquisito, va nel subcosciente. Quello che noi viviamo come consapevolezza dei nostri livelli evolutivi è il cosciente, ma la dimensione fondamentale, che è una dimensione anche di sublimazione, è il supercosciente, dove gli ideali, e qui siamo vicini anche a Platone, vengono colti nella loro purezza, gli ideali di giustizia, di amore, di onestà e di fratellanza, e vengono non predicati, ma vengono praticati. Per lui la grande colpa di una religione ritualistica è quella di predicare e non di praticare. È la pratica di vita, ecco perché privilegia la povertà, è la pratica di vita ispirata a questi principi che permette quella sublimazione spirituale che rappresenta l'evoluzione umana. E Gaetano, tu hai scritto molto, diciamo, su Ubaldi, hai organizzato molti convegni, molti incontri e così via. E da dove nasce l'impulso, diciamo, di scrivere, di curare, diciamo, un altro libro su di lui, diciamo, e sul suo messaggio? L'impulso nasce da due motivi. Il primo, quello della divulgazione. Il comitato che mi onoro di presiedere della divulgazione del pensiero di Ubaldi è un comitato divulgativo. Vista la sua, è difficile leggere Ubaldi perché in tutti i suoi 24 volumi lui torna sugli argomenti, non sono compartimenti stagni i testi. Io stesso, quando lessi la grande sintesi, dove la parte iniziale parla di fisica, di chimica, dell'energia, della materia, ho avuto grossissime difficoltà, ho dovuto rileggerlo più e più volte. La spinta mi viene da quanto mi ha dato Ubaldi, quanto mi dà, e quindi il piacere, il dovere di divulgarne il pensiero a più persone possibile. Ubaldi non voleva né discepoli né fare proselitismo, assolutamente, lo dice chiaramente: non voglio fare proselitismo. Quindi la prima spinta è questa. La seconda spinta è personale, nel senso che io mi ritrovo in questo e nel farlo mi arricchisco, mi confermo, mi giustifico, mi do un compito di vita. Ho letto molto, credo di aver letto 6-7 mila libri dai 16 anni, 15 anni adesso. Dico la verità, mi ha affascinato Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche. Ho seguito molto Ricoeur, Levinas, Lonergan. Non parlo di Agostino, di Tommaso, di Platone, Aristotele. Mi ritrovo moltissimo in Seneca, ci mancherebbe altro, e potrei andare avanti. Però sinceramente non ho trovato in un pensatore, in un visionario, un insieme così organico dell'aspetto fisico, chimico, etico, religioso, spirituale e culturale di ciò che rappresenta l'umanità e il suo percorso. E per questo è diventato per me un compito, una missione, un piacere, una soddisfazione, perché chiaramente non è un compiacimento, ma è un accomunamento di pensiero che dà senso a tanti anni di studi e che mi dà il piacere di divulgarlo. Gaetano, ci puoi parlare un po' della struttura del libro che hai curato e che mi sembra basata su un'attentissima scelta, diciamo, proprio delle fonti dirette, quindi del pensiero di Ubaldi?
Ve lo faccio vedere così si capisce. Non so se si vede. Si vede perfettamente, sì. Allora, sì. Io ho scelto, insieme all'editore che è OM, sì. di Bologna, ho scelto di mettere in evidenza il suo sguardo, i suoi occhi, e poi sotto la sua parola, e di mettere in grande la visione. Torno al concetto di divulgazione. Io ho impostato in tre parti questo testo divulgativo. La prima parte sono 13 argomenti, 12 argomenti. Partendo dal nostro destino, cioè sono partito da quello che una persona può ricercare come senso della vita. Qual è il nostro destino? Bobardi parla di un destino personale, di un destino più ampio nel quale siamo iscritti. Quello più ampio non lo possiamo dirigere, anche Francesco Rassisi lo diceva. Quello personale invece sì. Per arrivare a scoprire i principi della legge, la legge divina, la formazione della coscienza, la funzione del dolore e della felicità, e arrivare alla via dell'amore, perché per Ubaldi l'amore è la grande prospettiva di senso del nostro affratellamento e della nostra evoluzione. Quindi ho suddiviso in questa maniera. Ho cercato, dopo un'introduzione abbastanza ampia, dopo ho cercato di evidenziare qualche aspetto della sua vita inserita con i suoi scritti e l'evoluzione dei suoi scritti, per dare un quadro complessivo di tutta la sua opera. Poi ho suddiviso in questi 12 capitoli, dove ho fatto una piccolissima sintesi, 3-4 pagine, con delle parole in grassetto, sugli argomenti, tipo il nostro destino in 3-4 pagine, pochissime, 5, no, 3. E poi ho messo dei brani antologici, ho fatto seguire ad ogni, non è un riassunto, ma è una sintesi, ogni argomento, ho fatto seguire dei brani antologici presi da tutti i suoi testi, come se fossero in successione, per sentire la sua viva voce, per far sentire al lettore su ogni capitoletto, proprio nei vari testi, dove ho messo anche le pagine, il suo modo di parlare. Dopodiché, terzo aspetto, alla fine ho messo quello che tu, sono due chicche, ho messo questi due brani che sono tutti e due della grande sintesi, quindi del testo che lui ha scritto dal 1931, pubblicandolo in una rivista, al 1935, ho messo la preghiera del viandante e alle sorgenti della vita, che sono dei brani mistici. Dei brani che ho messo anche in stile di poesia con al centro, per entrare in sintonia con la sua visione. Ultimo, ho messo i suoi testi tradotti in italiano, e ho messo anche i testi italiani più validi, quelli che ho reperito, quelli che ho reputato fondamentali per la sua conoscenza. E Gaetano, sarebbe bello leggere, diciamo, anche se non siamo alla fine della serata, ma per esempio alle sorgenti della vita, no? Forse questo è un pezzo che sì. Ci apre uno squarcio davvero sul pensiero di Ubaldi. Senti, c'è anche un CD che adesso vi invierò, che ha fatto un giornalista, il carissimo amico Franco Lanari, divulgatore del pensiero, che ha organizzato 7-8 convegni a Roma, e che sta benissimo, pur avendo superato i 90 da parecchio. C'ho un CD di cui ho rimasto 2-3 copie. Magari cercherò di farne delle moltiplicazioni, non come di pane dei pesci, per offrirlo. Se vuoi, allora, un pezzettino, se tu già ce l'hai sotto, sceglilo te, se no leggo qualcosa io. No, leggi pure qualcosa tu, senza problemi, ci mancherebbe. Sì. Allora scegliamo questo pezzo. Perché credo sia molto, molto significativo e molto importante. Tu sai quanta attenzione abbiamo sempre dato come società teosofica a una serie di pensatori anche nel nostro paese, anche in Italia, in cui è intuibile, diciamo, veramente un collegamento con il pensiero teosofico. Ubaldi, voglio dire, è sicuramente uno di questi, come Capitini, come
come Maria Montessori, come altri, insomma. Quindi credo Altri due che. autori, certo, Capitini e Montessori sono altri due autori privilegiati. Allora, la voce si sente bene? Si La sente voce? perfettamente, sì. Allora, leggo una ventina di frasi. Alle sorgenti della vita. Salto un pezzettino. Padre, mi immergo nella tua potenza. In essa mi riposo e mi abbandono. Alla sorgente chiedo l'alimento che mi sostenga. Io ti cerco nel profondo, ove tu sei, donde mi attrai. Ti sento nell'infinito, ove non giungo e donde mi chiami. Non ti vedo, eppure mi accechi con la tua luce. Non ti odo, eppure sento il tuono della tua voce. Non so ove tu sia, eppure ti incontro ad ogni passo. Ti dimentico e ti ignoro. Eppur ti ascolto in ogni mio palpito. Non so individuarti, eppure verso di te gravito, come gravitano tutte le cose verso di te, centro dell'universo, potenziale invisibile, che reggi i mondi e le vite. Tu sei nella tua essenza al di sopra di ogni mia concezione. Che sarai tu mai, che io non so descrivere e definire? Se solo il riflesso delle tue opere mi acceca, che sarai tu mai se mi stupisce l'incommensurabile complessità di questa tua emanazione, piccola scintilla individuale che tutto mi anima? Nel muggito della tempesta è Dio, nella carezza dell'umile è Dio, nell'evoluzione del turbine atomico, nel lancio delle forme dinamiche, nel trionfo della vita e dello spirito è Dio. Nelle gioie e nel dolore, nella vita e nella morte, nel bene e nel male è Dio, un Dio senza confini, che tutto comprende, estringe e domina anche le apparenze dei contrari, i quali guida ai suoi fini supremi. E l'essere sale, di forma in forma, anelante di conoscerti, ansioso di una sempre più completa realizzazione del tuo pensiero, traduzione in atto della tua essenza. Questo è un brano tratto dalla grande sintesi, dicevi, vero? Sì, ho letto un Senti, pezzo. sì, volevo anche chiederti una cosa: quali sono adesso i tuoi progetti relativamente, diciamo, ad Ubaldi? Se ti conosco, sicuramente ne hai. Sì, te lo dico sinteticamente, ce ne ho due, ma poi possono essere, in realtà il più importante è il terzo. Il terzo è quello che mi riguarda, che è quello che riguarda il mio cercare di stare col suo pensiero, il mio cercare di alimentarmi alla sua linfa, di cercare di far parte di un suo seguito divulgativo. Questo è personale. Quelli due invece sono attraverso questo testo. Ho intenzione di fare un corso biennale a Foligno. Ma l'idea è forse anche di farlo, se qualcuno aderisce, anche online, suddividendo i 12 brani in ogni incontro, facendo partecipare i corsisti a individuare le frasi che hanno più colpito nei brani antologici, per far sì che in 2 anni si formi una piccola scuola di pensiero ubaldiano. Questa è l'idea che potrà partire a gennaio-febbraio, perché lo vorrei fare in presenza. Magari poi anche collegandomi a chi non è in Umbria, Perugia o Foligno, che potrebbe farlo come lavoriamo qui noi. La seconda è quello di andare in prossimo anno, quando si potrà fare in maniera più libera, andare in molte biblioteche comunali dell'Italia centrale, l'Umbria, penso alle Marche, la Toscana, piano piano l'Abruzzo, e di presentare il testo in maniera tale offrirlo alle persone che intendano fare questo percorso. Un'ulteriore domanda che ti volevo fare è questa, cioè oggi questo lavoro che stai facendo, questo lavoro anche del comitato appunto sul pensiero e l'opera di Pietro Ubaldi, riscontra a tuo modo di vedere un interesse crescente, cioè voglio dire, è gente che come noi riconosce, diciamo, in un pensatore
questa levatura dei tratti di grande attualità e quindi anche in grado di dare delle risposte a quelli che sono i grandi quesiti del tempo presente. Ecco. La mia risposta sintetica è qua e là. Ti faccio un solo esempio. Proprio stasera alle 7 mi sono arrivati due contributi. Tu sai che quando vai un ordinario in quiescenza, non diciamo pensione, si fa un libro in suo onore. Io non l'ho fatto fare perché ho fatto altre cose. Ho fatto io. Ma e adesso una collega di Messina e un collega di Macerata che mi hanno chiesto un contributo sull'etica e sull'evoluzione umana e sul modello rete. Io chiaramente io inserito il pensiero ubaldiano e ho percepito che molti dei giovani ricercatori che ho incontrato nei vari convegni nazionali e internazionali, inserendolo nei vari testi, ho dei riscontri di queste persone, magari con una mail, magari con una citazione, magari con un pensiero. Io credo che sia un lavoro lento, un lavoro graduale, un lavoro che dove dobbiamo portare il suo pensiero partendo da quello che può interessare all'uomo contemporaneo, il suo destino, la formazione della personalità, la salvezza dell'umanità, la funzione del dolore, capire che la vita è una prova e che il fine non è il piacere ma è la felicità. Su questa la vita come prova, Ubaldi ci dice appunto che il progresso morale deriva da quel interpretare anche il dolore come un'opportunità di crescita, come una possibilità di elevazione e una possibilità di superamento e di sublimazione. Ecco, io ho dei piccoli sentori, chiaramente, sono convinto che i germi vanno, come semi, vanno lanciati, che poi come nella parabola evangelica, un quarto solo, se ricordiamo bene, va nel terreno buono, ma gli altri tre quarti vanno sulle rocce, sui rovi, eccetera, eccetera, però quel quattino che resta può fermentare bene. Posso dirti un'altra cosa, che anche in molte tesi che ho seguito, io ho seguito 1500 tesi, sono troppe, ma insomma da quando conosco Ubaldi, su una trentina di tesi, gli studenti hanno utilizzato il pensiero ubaldiano, se non proprio tre o quattro su Ubaldi. Quindi ti rispondo, da un lato sì, da un lato ci vuole pazienza. Certo. Non so se... No, no, hai risposto assolutamente. Allora, adesso in... Non si sente? Non si sente? Sì, scusate, inavvertitamente ho premuto il tasto di disattivazione dell'audio. Dicevo che chiedo naturalmente ai partecipanti che lo desiderano di porre delle domande oppure anche naturalmente di intervenire con alcune riflessioni, vedo che cominciano diciamo, ad arrivare e aprirei con una domanda che ti faccio io, e che è questa, no? C'è questa bellissima foto nel libro e questa citazione di Ubaldi che meriterebbe un commento e la leggo, cioè un cammino è necessario. Se non si può fare in ascesa, si finisce col farlo in discesa. Questa è la fatale legge della vita. Tu che hai questa sensibilità, diciamo, anche per la ricerca che riguarda il tema dell'etica, ecco, puoi brevemente commentare questo pensiero ubaldiano e poi passiamo anche naturalmente agli altri interventi. Sì, in questo periodo di pandemia, oltre ai 3-4 libri che ho pubblicato, ho anche tradotto due testi, di romeno, sulla intuizione immaginativa e poetica, e i principi di una nuova etica di Ubaldi. Ubaldi ha scritto un libro, I principi di una nuova etica, che io a qualche cui brani ho inserito anche nel mio libro, ma che poi per vari motivi non ho potuto pubblicarlo, con una introduzione anche corposa, perché in Brasile non si vuole questo, la dico così, la dico così. Perché le avversità fanno parte della via ubaldiana. C'è stato 4-5 mesi dalla mattina alla sera, quindi da qua sono vissuta così. E allora ti do questo tipo di risposta.
l'etica è all'interno del pensiero ubaldiano come il faro di riferimento che ci permette di superare la visione riduttiva delle morali che dipendono dalle culture, dalle contingenze storiche, dalle interpretazioni e dai bisogni dell'umanità. La nuova etica per Ubaldi è un'etica ascensiva, è un'etica progressiva, è un'etica chiaramente universale, che Ubaldi vede incarnata nel Cristo come nuovo biotipo. Le leggi dell'universo per Ubaldi e tante leggi sono biologicamente vere. Una delle sue direttrici di senso è quella di farci capire che la spiritualità non è una sovrapposizione alla fisicità, alla materia, ma che nella materia è lo spirito, uno spirito incarnato, uno spirito che è chiamato a rispiritualizzarsi completamente, ma che tutto è presente in questa tensione umana verso il miglioramento, verso il perfezionamento, verso la maturazione, che richiede chiaramente anche la macerazione e il dolore, e questa nuova etica che non è ritualistica, non è ipocrita, è un'etica dove lui dice la lotta si sposterà per il bene di tutta l'umanità. La lotta deve spostarsi per rendere la coscienza collettiva, coscienza planetaria, superando gli egocentrismi. Lui parla di decentramento egocentrico. L'importante è un decentramento egocentrico. Pensiamo solo oggi all'Europa, pensiamo solo oggi ai paesi ricchi, pensiamo solo oggi a quello di una cultura dominante. Per cui, e finisco, io credo che in questi principi di una nuova etica, dove le leggi dell'universo sono leggi di merito, di ritorno, evolutive, delle unità collettive, queste leggi necessariamente per Ubaldi in questo terzo millennio devono concretarsi. Lui non parla di un ventunesimo secolo, lui parla del terzo millennio. Ecco perché questo mi rincuora. Quando noi pensiamo, vediamo negativamente il nostro futuro a 10, 15, 20 anni o 30 anni. E lui lo vede con una visione ampia, con una visione secolare, con una visione che va avanti e che pone le radici e i semi di una nuova civiltà, di una nuova cultura, quella dell'amore, quella dell'onestà, quella della cooperazione, quella della collaborazione fraterna, tra tutti i popoli e tra tutte le genti. Grazie Gaetano. Allora adesso vado diciamo sulla chat dove c'è prima di tutto un intervento di Patrizia che suona così e che ti chiedo poi naturalmente di commentare Gaetano, che è questo. Allora, tra le tantissime affinità del pensiero di Pietro Ubaldi con la teosofia che ho riscontrato anche solo sfogliando il libro. Allora, la legge del ritorno, dove le nostre opere contro la legge dell'ordine, della giustizia e dell'amore ci tornano indietro come debito da pagare e quelle armoniche che vanno a nostro favore. Il processo evolutivo come via di involuzione verso la materia ed evoluzione, la via del ritorno della materia verso lo spirito, l'evoluzione come fenomeno universale e non ristretto solo alla Terra. Ecco, anche questo sarebbe un passaggio molto interessante, l'espansione della coscienza collettiva attraverso la comprensione e la cooperazione. Sì, Patrizia ha colto il centro. Tutto torna, tutto ritorna. Qui c'è anche Nietzsche, Ubaldi dice da giovane sono stato un nicciano, quindi ho seguito il superuomo nicciano, ma se lo dice in maniera un po' feroce contro di sé, perché il superuomo per Ubaldi non è quello di Nietzsche, dell'energia, della potenza vitale dell'essere umano, ma è quella dell'uomo spirituale, ma quella dell'uomo che attraverso gli ideali li incarna nell'etica. Tutto torna. La legge del ritorno è quella per cui diversamente, quando noi beneficiamo una persona, è brutto per dire beneficiamo, ma ci facciamo accoglienti, ci facciamo samaritani, facciamo tardi all'appuntamento, non arriviamo alla ravvezione o altre cose perché incontriamo delle persone bisognose. Secondo lui poi non tornerà da quella persona che il samaritano ha beneficiato, ma tornerà da un'altra parte. Perché? Perché il nostro atteggiamento stesso poi ci farà cogliere e intuire in altre situazioni un riferimento, un riscontro.
Io lo sto sperimentando in quest'epoca post-attività al 100% accademica. Continuo a insegnare altre cose, chiaramente, ma non è più quell'attività totale. Beh, ho dei ritorni bellissimi, magari da Torino, magari da Bucarest, magari da Santiago. Come ho dei ritorni, chiaramente, su delle negatività o dei miei momenti dove ho commesso degli errori, dove ho fatto delle ingiustizie, anche nell'altro senso. Ossia debiti e crediti. Lui sostiene che c'è una legge dell'universo come lo scontro tra galassie, come buchi neri, come tutto che deve ridimensionarsi, condensarsi o espandersi, tutto ha un effetto e tutta una causa. La legge karmica di causa-effetto e di effetto-causa, lui sostiene, come tanti altri chiaramente, che le cause hanno degli effetti. E che ogni effetto a sua volta è causa o concausa di altri effetti, in una spirale senza fine. Ecco che tutto ci ritorna. Non per una bisogno o esigenza di essere di trovare soddisfazioni o piaceri o rendicontazioni della nostra azione, ma perché è una legge del cosmo, una legge dell'universo. E anche in questo, Ubaldi, finisco. Mi dà quel collegamento tra il particolare, la nostra vita vissuta, e l'universale, tra la coscienza individuale e la coscienza cosmica. E quella planetaria, se non si ispira a leggi cosmiche, non è una legge di armonia, non è una legge di ordine, non è una legge di amore, non è una legge, e finisco con un esempio, quando Ubaldi ci parla della preghiera, lui dice che la preghiera non è da rivolgersi a un Dio onnipotente. Dobbiamo tenere presente che c'è un Dio onnipresente. E quella preghiera è mettersi a disposizione delle leggi della natura, delle leggi della vita, farsi accogliente di queste leggi e seguirle, non chiedere qualcosa per se stessi, i propri figli, il proprio particolare, ma adeguarsi a questi principi universali che scopriamo come leggi di armonia e leggi d'amore. C'è una domanda di Alfredo Stirati. Gli scritti di Ubaldi sono frutto solo dei suoi studi o intuizioni, oppure risentono di ispirazioni che può aver ricevuto dall'alto? Ma non c'è dubbio, Alfredo. Lui scrive nella grande sintesi, ma anche in altri libri. Adesso il testo mi dice: io ho trascritto, io sono stato un'antenna, mi sono sintonizzato. Io non ho creato i miei scritti, ma chiaramente nelle condizioni di poter scrivere, perché ha letto Gibran, ne lo cita, ha letto Nietzsche, ha letto chiaramente Freud e Jung, cioè ha delle letture che gli hanno permesso di recepire queste sintonizzazioni, però non a caso lui scriveva di notte con la musica classica, alcuni autori, Mozart no, ma Beethoven sì. Vi faccio un esempio, a me vengono le poesie, sono in macchina e arrivano, se non mi fermo, dopo 10 secondi è sparita, sparita, non mi ricordo neppure di nulla, se mi fermo vengono le 10-20 righe immediatamente. Anche se un po' le costruisco con il mio linguaggio, con la mia cultura, con la mia esperienza, con i miei vissuti. Però ricordiamo le nove muse greche. Ubaldi è molto vicino a questo. Lui dice che no, noi siamo delle antenne di coscienza e le nuvole, cioè le percezioni della realtà, ci arrivano quando noi siamo in distensione, in accoglienza, in sintonizzazione. Ma siamo capaci di recepirle chiaramente, perché anche la poesia di cui parlavo, quella fatta di versi, non è solo quella la poesia, richiede che io possieda il linguaggio, che io possieda la distinzione. E permettetemi un inciso: le faccettine per cui i ragazzi mandano, che non sanno abbinare un aggettivo diverso a 20 faccettine, cioè gentile, adorabile, posso andare avanti, no? L'articolazione dell'aggettivazione, quindi anche delle declinazioni e non solo coniugazioni della vita. Se si riduce il linguaggio, Don Milani lo diceva, chi ha soltanto 1.000 parole verrà sempre fregato dagli avvocati. Io ho tanta paura di questa carenza e limitazione del linguaggio espressivo che attraverso la parola si fa voce, si fa coscienza, si fa relazione, si fa ripercussione interiore, si fa comunicazione interiore. Ecco, su questo è chiaro che Ubaldi. Perché scrive di notte spessissimo e da solo? Perché si fa ricettore di antenna, di
delle vibrazioni cosmiche che nella Terra ci giungono con gli ideali, con le visioni, con le percezioni di energia, di amore, di fede e di visione. E una domanda di Maria Petrelli è questa: il pensiero di Ubaldi può trovare collegamenti con Tommaso Campanella? Allora, a me piace molto Tommaso Campanella, faccio una confidenza a Maria, che una quarantina d'anni fa, la moglie di un mio, allora fidanzata, di un mio caro amico, non si riusciva a laureare. E avevo una tesi sulle poesie di Campanella. Beh, ad agosto qualcuno ha fatto quella tesi, chiaramente l'amico, lo confesso, ahimè, e si è laureata. Ma si era bloccata, perché Campanella, e fece una... E mi ricordo uno dei critici principali di Campanella, che è un certo Firpo, che io ho seguito, ho letto i testi chiaramente. Allora, sì, da quello che mi ricordo di Campanella, come di Cusano, un altro autore che è molto vicino, sicuramente sì con Campanella. Teniamo presente la grande distanza che c'è, no? di tempo e di collocazione. Ma questa mi permette di fare questa riflessione. Il pensiero, le idee sono nell'aria, sono nel cosmos, sono nel vento. C'è una canzone che dice questo. Io nel 75-78 ho scritto un libro, Educare alla Positività, dove parlavo della cultura come non solo sapere, non solo saper fare, ma come saper essere. Per cui anche la scuola deve essere formazione di competenze linguistiche dell'essere, dove il sapere e il saper fare sono mezzi, sono strumenti e non fini che gli insegnanti interrogano sul sapere o l'addestramento sul saper fare. Il libro l'ho regalato a centinaia di persone, non si è divulgato, eccetera, eccetera. Betson, in una traduzione di un libro di Betson dell'84, dice questo, e buonanotte, e poi Blosser. Che io ho copiato Betson, no? Che Betson ha visto i miei libri, ma nemmeno morto, neppure se lo vedessi. È che le idee ci sono, sta a noi coglierle, quindi certe idee di Campanella, certe visioni, certe intuizioni, sono vicine in Ubaldi, ma Ubaldi, per quanto ne sappia, non ha letto Campanella, per quanto ne sappia. E si sente, perché non è la sua una costruzione, come facciamo molte noi accademici, Gian Battista Vito sostiene queste per questo. Non è una concezione che noi scriviamo appoggiandoci ai testi, analizzandoli, decodificandoli, riassumendoli e poi anche comparandoli e deducendone un pensiero. Lui parte dalla sintonizzazione con la vita, con la realtà, con le leggi, non parte dal confronto con gli autori, non so se rendo l'idea. Poi chiaramente in un suo libro, La discesa degli ideali, dedica 78-80 pagine a Teilhard de Chardin. E io ho parlato con la traduttrice italiana dei testi di Teilhard de Chardin, per dirne una che ha tradotto 3 libri di Teilhard de Chardin in Italia, e mi ha detto che come Ubaldi ha capito Teilhard de Chardin in quelle 78 pagine, nessun altro. Questo mi ha confortato molto. Ecco, apertamente lui proprio dedica, come con Sartre. Sartre prese il Nobel, lui era in lizza con Sartre, vinse chiaramente Sartre per motivi politici ed altro. Non vi invito a leggere La critica della ragione dialettica o L'essere il nulla di Sartre, perché chi vi sta parlando l'ha letti e si è nauseato, non ci ha capito quasi niente, e ho capito che non era un mio filone da seguire come universitario. E quindi è qualcosa, i testi di Sartre non credo li legga più nessuno, tranne qualche romanzo, a nausea, eccetera. Mentre i testi di Ubaldi stanno divulgando nel mondo. E se voi vi immergete nel pensiero ubaldiano, che è difficile, chiaramente, però capite che è un vortice di pensiero il suo, non è un'elencazione di teorie da cui parte, non è un riferimento al saputo o a ciò che è conosciuto, per dirla alla Krishnamurti, ma è una correlazione fra osservatore e osservato, fra conoscente e conosciuto, come problematizzazione, come sintonizzazione, come rilevazione consustanziale. E adesso questo accenno che tu fai a Sartre mi fa porre un'altra domanda, una richiesta, diciamo, di conferma e di informazione. Mi pare di ricordare che Ubaldi era stato segnalato anche per il Nobel, proprio quando lo ottenne Sartre. Esatto.
Quindi devo dire che il fatto stesso di aver avuto delle segnalazioni testimonia nel il 38, fatto. Mi sembra. Ecco. Mi sembra nel 38, per cui già quindi, la grande sintesi era uscita. Qui c'è un lapsus, forse più avanti. Forse sì, un po' più avanti probabilmente, sì. 68, no, 68 non può darvi. Comunque 68 forse, no 38, 68. Comunque in ogni caso fu segnalato, ma Sartre, che poi mi sembra non andò a ritirarlo, mi sembra che Sartre non lo ritirò, insomma, se ricordo bene. Lo E poi contesto. chiaramente per i motivi politici che ben sappiamo ha vinto Sartre, ma fu segnalato, ma lui non i suoi scritti, non c'è rammarico, non c'è riferimento a questo, non c'è nessuno, anche sul, non c'è assolutamente, per quanto io abbia potuto cogliere. E ancora qualche cenno di biografia nella richiesta di Paolo Cortesi, in particolare lo scambio letterario con Fermi e Einstein, cioè di che tipo è stato, quanto è durato, cosa ha trattato, eccetera. Confermi poco, molto di più con Einstein. Con Einstein c'è un carteggio epistolare di più lettere. Confermi poco. Fermi è lui che, avendo letto la grande sintesi, lo ha commentato. Non si sono frequentati, non è una notazione. Culturale, era una notazione di stima, era una notazione di percezione. Per quanto io sappia, poi Ubaldi non l'ha frequentato, mentre con Einstein è stato epistolare, è stato un carteggio. Se noi leggiamo la grande sintesi e la relatività generale di Einstein, ci sono molte collimanze. Quando nella grande sintesi Ubaldi parla della materia, e c'è dei capitoli fantastici, difficilissimi, lui parla dell'energia gradifica, siamo nel 31-32, quindi siamo 80, 90 anni fa. Lui parla di un'energia gradifica che è alla base di tutte le dinamiche relazionali tra le galassie, all'interno delle galassie, tra i pianeti, le stelle, eccetera. E questa è un'energia non della gravità, gravifica, è una. La gravità è quello stato di un pianeta che attira, eccetera. È un'energia dinamica, interstellare, intergravitazionale, intergalattica, per accennare soltanto qualcosa a questo, e dove l'energia è il grande ponte fra la materia e lo spirito. Con Einstein c'è un carteggio che nel centro culturale Ubaldi, che c'è a Foligno, perché io faccio il presidente del comitato di divulgazione, ma devo i testi, la documentazione e anche la conoscenza di Ubaldi al centro culturale che ha conservato tutti i testi di Ubaldi, le lettere. Adesso ho citato una lettera alla sorella Maria quando stava a Gubbio, se vi ricordate all'inizio, quando gli dice cucino, lavo i piatti, pulisco un po', eccetera, eccetera. E tutti i testi in italiano, ma anche i testi in portoghese che in questi ultimi anni ne sono stati tradotti 6 o 7, sono nel testo in fondo, difatti, nella nota biografica. E Gaetano, ci sono ancora testi da tradurre dal portoghese in Sì, italiano? uno l'ho tradotto io, ma come posso dirlo, la sua erede brasiliana, condizionata indirettamente, non mi ha permesso di pubblicarlo, pur avendo io promesso, come chiaramente, il pagamento di tutti i testi, la diffusione di 300 copie e poi i diritti d'autore soltanto all'erede. È un libro bellissimo, I principi di nuova etica, un libro fantastico, dove parla della nuova psicanalisi, del concetto di Dio, della personalità, della sessualità, del periodo sessuofobico che abbiamo vissuto fino a 50, 60, 70 anni fa. E alla sessuofilia invece in cui stiamo entrando, per cui al principio femminile dovremmo abbinare quello maschile, mentre prima è stato il principio maschile che ha dominato, principio maschile, chiaramente come principio, e che non ha permesso alla sessuofilia di avanzare nel mondo. Accenno soltanto a questo, e poi parla ad esempio di una nuova psicanalisi dove al medico psicanalista, al medico psichi deve essere affiancato
si dovrebbe affiancare uno psicanalista spiritualista che riguarda l'anima, che riguarda l'evoluzione, che riguarda i problemi evolutivi e involutivi dell'essere, le malattie dell'anima e non soltanto quelle della psiche, che poi è l'anima stessa chiaramente, ma vista in una dimensione anche di sublimazione, di superamento e non soltanto di rimozione, seguendo i principi freudiani che riguardano la rimozione, la proiezione, i meccanismi di difesa e quello che sappiamo. Una piccola richiesta di ordine pratico, Gaetano, è questa: c'è materiale sul web? Voglio dire, ci sono conferenze tue o di altri? Il centro culturale, se voi andate sulla Pietro Ubaldi, c'è il centro culturale, c'è una parte di riassunto dei suoi testi, ci sono gli interventi, diciamo un po' di materiale c'è. Se guardate la voce di Wikipedia, che chiaramente è sintetica, l'ho fatta io questa, e c'è il rimando ai testi e c'è un avviamento iniziale proprio per rendersi conto del... E adesso, quando tu mi parlavi delle idee in futuro, io avevo intenzione, dal prossimo anno, insieme a questa scuola, di diffondere nel web del materiale antologico, magari tipo questo testo, sia su dei punti, faccio un esempio, il dolore, la felicità, l'amore, la personalità umana, la coscienza, di poter inserire una serie di testi, sempre mantenendo, sai benissimo, che non si possono pubblicare più del 15-20%, mi sembra il 20% dei testi di un autore, a trovare il modo per alimentare attraverso il web il suo pensiero. Fatto questo testo sarà facilissimo, perché proprio benissimo inserire delle parti di questo testo in un sito ubaldiano. Ci terrai informati di questo aspetto. Con calma. Sì. E Alfredo ci domanda: come avvenivano le sue canalizzazioni con le Nuri? Come definisce queste? Allora, la canalizzazione, non pigliamola in termine troppo tecnico. Allora, Ubaldi parla, non è un medium, chiaramente lo specifica anche il nostro scritto. Queste canalizzazioni avvenivano, lui diceva, io ho scritto di notte, principalmente la grande Silvia ha scritto tutta di notte, d'estate, nei 2 mesi di vacanza della scuola, quando non c'erano rumori, sotto c'era un cielo stellato, mettendo della musica che mi permetteva questa concentrazione. Difatti lui nelle Nuri distingue musica che non lo permetteva, tipo Mozart, tipo altri, e musica tipo Beethoven, mi sembra Liszt, Debussy, adesso gli autori, che gli permetteva attraverso la musica di concentrare la mente e l'anima insieme sui pensieri, senza seguire dei filoni concettuali o senza invece essere condizionato dai rumori esterni. Le canalizzazioni avvenivano per il fatto che lui si concentrava su queste dimensioni e poi si faceva accogliente dei pensieri che fluivano attraverso un isolamento da tutto il mondo e una atmosfera musicale idonea. E mi dice, con un'antenna, mi faccio antenna, in quel momento io mi faccio antenna, ti faccio un esempio però, se vuoi, personale. Tu accennavi ad una cosa a cui tengo io molto, che è Ramoso. Io ho scritto Ramoso in 3 settimane in un bosco, ma non l'ho scritto. La sola cosa che non ho scritto, l'ho trascritta. Cioè, immedesimandomi in un albero, e stando in mezzo al rumore del bosco, al vento, alle penombre, agli animali che passavano, ai silenzi, alle solitudini, alle nuvole e ai pensieri delle nuvole, ho trascritto la storia dell'umanità attraverso la storia di un albero che vive in un bosco, che poi c'è un padre, che c'è una madre, l'uccichina, che incontra un fiorellino, che incontra l'amore, che incontra il dolore, che poi si fa coscienza accomunante, perché dalle sue radici vengono fuori tanti altri alberelli. Ma questo testo di ispirazione mi è venuto chiaramente grazie in forza del dolore, delle gioie, delle amarezze, delle vicissitudini, delle ripercussioni dell'anima. Ma poi l'ho trascritto, nel senso, io c'ho l'originale che ho scritto con la penna, avrò corretto 10 parole, nel senso che se una persona si isola, si immedesima,
con dei vissuti, ecco Husserl, con dei vissuti, perché senza vissuti non facciamo niente, con dei vissuti, che possono anche essere piccoli piccoli. Io ho un nipotino di 6 anni che passando a Piazza San Babila ha detto, ma io a tutte queste persone, quando farò l'ingegnere, gli farò tante cassettine di legno, perché di giorno possono mangiare e trovare altre cose. E queste cose si capiscono soltanto se noi ci medesimiamo in loro, a 6 anni. E voglio fare il papà da grande, perché vorrò comunicare ai miei figli tutto quello che avrò imparato. Questo si può fare a 6 anni. Il se ci concentriamo sull'altro, ecco la fratellanza, ecco il principio della teosofia. Se il fratello diventa elemento di consonanza, se il potere latente diventa fattore di elevazione e di sublimazione e di espansione della coscienza, e se il raffronto storico di religioni, di morali e di altro diventa consonanze spirituali e percorsi di comprensione sempre maggiori. E ci avviamo alla conclusione, sono le 22:15. C'è un commento di Doriana Iacumin in chat che definisce Ubaldi uomo di grande umiltà per la sua storia e per il suo insegnamento, e c'è anche naturalmente un grazie per il tuo intervento, Gaetano. Allora ti lascio un'ultima battuta, diciamo conclusiva, prima di passare poi a chiudere la serata. Ma è difficile una battuta. Ho aperto a caso, se ricordi, Francesco d'Assisi apriva a caso, ha trovato a caso, vieni da tutti i poveri, eccetera. No? Ho aperto a caso. Ho aperto a caso e leggo 3 frasi di Ubaldi. Quello che dice Doriana è perfettamente vero. Ubaldi ha una grande umiltà intellettuale, c'è anche un'umiltà intellettuale, e dappertutto lui si sente un portavoce, si sente un'antenna, si sente un sintonizzatore, non un produttore. Infatti quando inizia il brano che lui dice, non è che io ho scritto tutte queste cose, io non ho fatto altro che riportarle, che farmi disponibile. Allora leggiamo 2-3 frasine brevissime. La nuova morale è precisamente quella del Vangelo, e la novità consiste nel riprenderlo sul senso, sul serio, e metterlo a viverlo. È superlativamente positivo e opera per le vie dell'amore. Rappresenta la morale dell'avvenire, quella dell'evoluto. Lo scopo di tutto è salire, e tutto si giustifica solo se porta verso il compimento del supremo telefinalismo della vita, che è la sua spiritualizzazione. L'evoluzione è anche un processo di progressiva moralizzazione. Il principio morale è quello di non credere a ciò che si predica, non attuandolo, non praticandolo. Ecco, mi sembra che da queste piccole frasi del tuo pensiero si capisce l'incisività, la pregnanza, la correlazione costante fra conoscenza, etica e vita. Non c'è un pensiero solo conoscitivo epistemologico, solo etico, solo morale, solo antropologico, solo politico-sociale. L'aspetto politico in Ubaldi c'è, ma è la conseguenza di una nuova etica. La consonanza, la cooperazione, tutto ciò che deve portare ad un'economia nuova, lui dice, un'economia non di possesso e di abilità del singolo, ma un'economia di benessere socializzato, di distribuzione del benessere per tutti, deriva da una sintonizzazione etica. E a un certo momento dice una frase che dice: non sono le leggi che fa l'uomo, qualsiasi legge è buona se lo spirito umano è buono, qualsiasi legge può diventare cattiva se lo spirito umano resta furbo, resta egocentrico, resta egoistico rispetto al suo rapporto con gli altri. Grazie al professor Gaetano Mollo per la sua presenza, per la sua partecipazione stasera a questo 21esimo appuntamento dei mercoledì con la Società Teosofica. Per quanto riguarda quest'anno, il 2021, i mercoledì hanno ancora un altro appuntamento che è il 22esimo,
ed è previsto per mercoledì 15 dicembre e sarà l'ultimo dell'anno e sarà dedicato al solstizio d'inverno e al Natale fra simboli e realtà. Avremo l'intervento di Flavia Polignano, avremo anche una riflessione sui simboli del Natale attraverso Pedro Oliveira, che è stato vescovo della Chiesa Cattolica Liberale, quindi ci darà anche, diciamo, un'apertura sulla simbologia natalizia e il suo rapporto anche con il pensiero teosofico, e avremo anche una sorpresa, diciamo, musicale a cui sta lavorando Giulia Garagnani. Vorrà essere anche un momento di unità, di fratellanza, di condivisione, di essere insieme, e quindi mi auguro che tutti voi che stasera avete seguito questo appuntamento possiate esserci anche il 15 dicembre. Dopodiché sospenderemo, diciamo, per un poco più di un mesetto i nostri appuntamenti e riprenderemo. Abbiamo già un nutritissimo programma anche per il 2022, molto 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 ricco, e quindi ci riprenderemo la nostra attività alla fine di gennaio. Io ringrazio naturalmente tutti per la loro presenza. Ricordo, diciamo, il valore assoluto del professor Gaetano Mollo, delle cose che scrive, e soprattutto di questo grande entusiasmo, diciamo, che è anche testimonianza, cioè testimoniare, come dire, anche pensatori di grande livello che hanno in qualche modo comunque la necessità di essere evocati, e soprattutto che credo che il lavoro molto importante sia proprio quello di diffonderne, diciamo, il pensiero. Quindi naturalmente sono sicuro che il professor Gaetano Mollo starà lavorando contemporaneamente, oltre alle cose che ha detto, anche ad altre, che sicuramente, perché appunto, ma avremo sicuramente occasioni di, diciamo, per poter parlarne e per approfondire. Intanto vi ringrazio tutti e vi auguro naturalmente una buona serata, una buona notte, e grazie ancora al professor Gaetano Mollo.